Amici del basket, buonasera, ben ritrovati con il nostro spazio dedicato alla pallacanestro abruzzese. Dopo le soste di Pasqua si è ripreso il campionato, i campionati Lega 2 Silver e DNB, innanzitutto con i verdetti, vale a dire con la Proger Chieti che va ai playoff proprio a scapito di Roseto, che ha perso l'ultima a Ferrara, mentre la Proger ha vinto a Firenze. Di questo parleremo abbondantemente e poi andremo anche a vedere come va la fase ad orologio nella DNB. Un saluto e i complimenti al direttore generale della Proger Chieti, Michele Paoletti. Ciao Michele, ben ritrovato e complimenti. Grazie mille, buonasera a tutti. Federico Durini, playmaker del BCC Vasto. Ciao Federico, buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi e parleremo della Proger con Maurizio Formichetti, nostro opinionista a 360 gradi. Ciao Maurizio, buonasera. Perché ci sarà anche da trattare per questi playoff la virgolette questione Palaleombroni, si giocherà lì, ma ci sarà una problematica relativa ai parcheggi. E non solo. Intanto, Michele, complimenti, playoff conquistati, io direi nel terzo quarto di Firenze. Complimenti a te innanzitutto, no, perché, vabbè, dai, perché eri stato buon profeta, avevi ipotizzato, avevi detto che avremmo avuto qualche chance in più rispetto a Roseto, secondo te, te ne do atto pubblicamente, quindi... Sì, un secondo tempo che ha rasentato la perfezione, come abbiamo visto su... Rete 8 Sport ieri sera nella replica, a mente più fredda, diciamo così, perché chiaramente lì a mente calda vivi la partita e non ti rendi conto, capisci che sta andando tutto dal verso giusto, ma poi quando la rivedi a mente fredda e vedi che proprio c'è stato un tanto così dalla perfezione, quindi bravi noi a crederci sul meno 16, a non mollare contro una squadra che aveva il sangue agli occhi perché doveva vincere a tutti i costi per salvarsi, e quindi è andata bene più per merito nostro che per demerito degli avversari. Chiaramente Roseto, se avesse vinto staremmo qua a raccontare un'altra storia, però noi il nostro l'abbiamo fatto e quindi credo ce lo siamo meritati ampiamente. Oh, nelle immagini che abbiamo selezionato della Proger Chieti ci sono proprio, eccole qui, le azioni salienti del sorpasso del terzo quarto. È stata, Michele, una pioggia di triple. Sì, nei primi 50 secondi del terzo quarto abbiamo approcciato con un 7-0, siamo passati dal 42 al 35 al 42 pari, lì hanno Caia chiamato time out, ma a effetti zero, perché noi abbiamo continuato a macinare gioco, soprattutto prendendo energie dalla difesa, abbiamo veramente difeso senza lasciare un tiro aperto agli avversari, credo per una quindicina di azioni consecutive. Loro veramente non sapevano più a che santo votarsi e noi da questo abbiamo appunto mutuato sicurezza in attacco e da lì è stato tutto più facile. Tra l'altro, Michele, devi sapere che Maurizio Formichetti non se ne è persa una di partita nella sua poltroncina del Palaleombroni, e quindi vado, Maurizio, subito a chiederti un commento su questa stagione che si è chiusa, perché si è chiusa nel migliore dei modi con quello che era il messaggio lanciato dalla società del presidente di Cosmo e del DG Paoletti nell'ultima ora utile di mercato. Arriva e firma Deloche, la Proger vuole i playoff, obiettivo centrato. Ah, che il presidente di Cosmo volesse i playoff era già in aria da inizio campionato. Ci sono state delle scelte iniziali, secondo me, importanti, come coach Marzoli. Ci diciamo che con la gestione Marzoli sono stati troppi alti e bassi, con la sconfitta pesante di Firenze in casa, che poteva compromettere, alla luce dei risultati che si prospettava, poteva compromettere una partecipazione ai playoff. La società è stata forte e capace di una decisione importante di mandare via Nino Marzoli, prendere questo allenatore che anche lui fra alti e bassi è riuscito finalmente a portare la Proger ai playoff, con la speranza di ripetere i playoff di due anni fa e di puntare veramente a quel salto di qualità che è la Lega Gold. Maurizio, secondo te c'è la possibilità oggettiva di fare il colpo con Mantova? Perché chiaramente l'avversario della Proger, ora diciamolo, è Mantova, palabam.
Sì, è una squadra forte, l'ho vista a Chieti, l'ho seguita anche durante il campionato, è una squadra che ha i numeri per fare il salto di qualità, però la Proger ha ottimi elementi e la vedo anche abbastanza rilassata. Bisogna capire un attimo la questione, stamattina tutti i giornali locali hanno parlato della problematica di Soloperto, bisogna capire che cosa deciderà la società, se veramente escluderà Soloperto da questi playoff o se scontata la squalifica di sabato rientrerà nei ranghi e a disposizione dell'allenatore. Allora io vado subito da Michele Paoletti, perché intanto comunicazione per la regia, abbiamo preparato la slide relativa proprio all'episodio di Soloperto nella partita di Firenze. La mia sensazione, Michele, è che Soloperto, squalificato per una giornata, non giocherà gara 1 a Mantova, ma la mia sensazione è che la stagione di Soloperto sia finita in anticipo. Qual è la verità? La verità è solo che Soloperto non si allena perché è fuori dal roster per motivi disciplinari. Ma è una situazione definitiva o solo legata a queste prime ore di allenamenti post Firenze? Intanto possiamo, tra un attimino andiamo a vedere l'episodio incriminato. È fuori dal roster per motivi disciplinari. Maurizio. No, posso fare una domanda al direttore. Ecco, scusami Maurizio, queste sì. Sono le immagini, le proteste di Soloperto. Tra un attimino ecco il tecnico, Soloperto continua a protestare con l'arbitro, gli dirà qualcosa sicuro, ecco il gesto, espulso Soloperto. Vai Maurizio. No, volevo chiedere al direttore, voci di popolo sono sempre voci di verità. Durante il campionato sono uscite fuori notizie che Soloperto all'interno dello spogliatoio qualche problemino l'ha creato con i compagni di squadra, ma anche con l'allora allenatore Mazzoli. Ma una decisione un pochino più importante, se ammesso e non concesso che in questo momento l'avete un attimo messo fuori per motivi disciplinari, non si potevano tirare le redini un pochino prima nei confronti di questo giocatore che con un fisico eccezionale, con una tecnica eccezionale, con un'altezza importante per la categoria che stiamo facendo, però con un carattere un pochino particolare. Dovrà arrivare prima questa decisione, dice Maurizio? Tutto si può fare, io dico solamente che privarsi di un giocatore come Soloperto, i cui numeri a livello statistico parlano chiaro, adesso al di là dell'aspetto disciplinare, è difficile. Quando ce l'hai, poi prendere una decisione, togliertelo, diventa difficile. Quindi la società con il presidente di Cosmo in testa ha fatto le sue valutazioni, ha deciso di andare avanti con Soloperto, che era un giocatore anche che ha un contratto molto importante, quindi è un contratto che va comunque onorato fino al termine e quindi ecco, diventava difficile poi prendere una decisione come quella che ha prospettato prima l'opinionista. Potrei dire che a questo punto, allora, da tifoso e da sportivo ed osservatore, potrei dire che raggiunti i playoff non c'è questa volontà di salire o di dare battaglia, perché se prima Soloperto era importante per il campionato, dovrebbe essere importante anche per i playoff. Michele risponde dicendo che la squadra senza Soloperto ha ribaltato la partita a Firenze. Grazie. Suggerimento da me. Grazie mille. No, detto questo, non è che mi scivola addosso la cosa, in quanto fino all'altro ieri mi sono sentito dire che comunque la società non voleva i playoff per non rischiare la gol. Adesso siamo ai playoff, poi passato il turno con Mantova sicuramente mi sentirò dire adesso però basta, e avrà detto la società, poi dopo in finale mi sentirò dire. Quindi assolutamente no, io ho 12 anni di esperienza fra uno e due, non ho mai sentito un mio presidente oppure altri miei colleghi raccontare
di essere andato dentro lo spogliatoio a dire alla squadra: oggi bisogna perdere perché altrimenti rischiamo. No, ci mancherebbe. Quindi cioè, credo che... Ma mi chiedo una cosa, Michele, per tornare anche al discorso che faceva Maurizio Formichetti sulla qualità anche un po' del giocatore sulla carta, sì. Perché quest'anno è stato veramente molto troppo discontinuo, come io credo in carriera, altrimenti un 2-9, 2-10 con quelle qualità avrebbe avuto un'altra carriera, perché dal mio punto di vista tecnicamente solo Perto è fortissimo. Tu sai, Michele, che come ha fatto 12 anni a Jesi, io li ho fatti con Teramo, e giocatori così se ne sono visti italiani davvero pochi. Dal punto di vista delle qualità, per me solo Perto è paragonabile a Marconato, a Chiacig, sì, sì. E anche al tuo amico Michele Maggioli come struttura e come efficienza. Detto questo, non era un complimento regalato a solo Perto, ma è quello, è oggettivo, è oggettivo, è quello che io penso. L'affermazione forte che hai fatto tu, solo Perto non si sta allenando per motivi disciplinari. Qualora solo Perto dovesse fare un passo indietro, dovesse venire a Michele Paoletti, a Gianni Di Cosmo e a coach Bartocci e al capitano della squadra per esternare il messaggio a tutto il roster dicendo: ho sbagliato, quest'anno mi sono giocato tutti i jolly per queste ultime partite, prometto che cambio, datemi l'ultima possibilità, cosa risponde la società? Io non ho altro da aggiungere a quello che ho già detto, per il momento è fuori per motivi disciplinari, poi altre valutazioni le faremo nelle sedi opportune. Adesso qua mettermi a commentare non è corretto, perché innanzitutto non c'è la controparte e comunque non credo, con tutto il rispetto, che sia la sede più opportuna. Secondo Maurizio Formichetti è una decisione definitiva questa, o potrebbe essere una decisione che... Conoscendo lo spirito battagliero del presidente, potrebbe essere una scelta definitiva. Definitiva. Comunque ufficiale non potrà giocare gara 1 per squalifica, perché già era stato giocato il bonus di pagare, esatto, la multa per commutare la squalifica, quindi sì, nella migliore delle ipotesi dovesse cambiare qualcosa, ma secondo noi non cambia, è disponibile per gara 2 dal punto di vista del regolamento, sì, giusto? Esatto. Benissimo, allora gara 1 si giocherà sabato a Mantova, Palabam, gara 2 si giocherà lunedì a Mantova, Palabam, gara 3 ed eventuale gara 4, Pala Leombroni, problema risolto. Ed ora, Maurizio, entriamo nella questione gara 3 e gara 4, perché il Pala Leombroni... Problema appena iniziato più che risolto. Ecco, no, diciamo che c'è il rischio di non giocare al Pala, esatto, Leombroni. No, in quel senso problema risolto, Maurizio, però ci sarà il Luna Park, credo, quel periodo, no? Sì, però... Preferisco che inizi il discorso direttore Paoletti, ci sarà il Luna Park in quel periodo, sì. Quindi sostanzialmente i 2500 che verranno a vedere la Pro Gerchieti giocarsi i playoff contro Mantova non potranno parcheggiare la macchina. Questo è il discorso? Sì, noi stiamo come lavorando, si risolve la questione? Stiamo lavorando con il comune per facilitare le cose il più possibile al tantissimo pubblico che siamo convinti. Comunque vadano le prime due partite, interverrà al Pala Leombroni per gara 3 e per l'eventuale gara 4. Detto questo, il problema c'è, è oggettivo, perché c'è questo Luna Park che circonda per 270 gradi il Pala Leombroni, quindi bisogna trovare un posto alternativo. Ci stiamo, ribadisco, provando con il comune per parcheggiare le auto e poi da lì organizzare un servizio navetta che vada avanti e indietro e porti la gente al palazzetto. Chiaro che questo non può essere il vicino parcheggio del Tricalle, che sì, sarà utile, ma è troppo piccolo, e quindi stiamo pensando ad altre soluzioni. La sfortuna vuole che mi dicono, io non sono teatino, ma mi dicono che c'è anche contemporaneamente la festa del patrono in quei giorni. C'è Maurizio che adesso ci dirà tutto. Sì, sì, è l'11 di maggio, è la festa patrona di San Giustino, una festa che ha inizio 3-4 giorni prima, di conseguenza la città vivrà questa storia che va avanti da tanti anni. Il problema del Pala Leombroni si ripete ogni anno. Negli anni precedenti questa problematica delle giostre non sussisteva, perché la squadra giocava giù al Pala Santa Filomena e il Pala Tricalle era libero da cose e da persone.
quest'anno il fra virgolette il rischio per il Comune che la squadra andasse ai play-off era palese ed era certo, di conseguenza si poteva tranquillamente agire in un altro modo con la presenza delle giostre, che per anni è stata portata alla Villa. Adesso con la ristruzione della Villa, con la ristrutturazione di tante aiuole e compagnia bella, la Villa non può ospitare le giostre, però secondo me se si fosse pensato a già da qualche anno a qualche alternativa, posti per portare le giostre a Chieri ce ne sono. Ma adesso come si risolve nello specifico la questione? Secondo me è difficilissimo, o bisogna autorizzare bisogna chiudere la strada che dal Tricalle passa vicino al palazzetto per permettere un parcheggio a destra e sinistra senza provocare intralcio, oppure la società d'accordo con qualche autolinea importante fare questo bus navetta dalla zona di San Giustino e portare più persone possibili vicino al palazzetto, però io sono convinto che i tifosi verranno pure a piedi giù al Palladio Ombroni, però il problema è un problema di parcheggio, un problema di ordine pubblico che sicuramente danneggerà la squadra, perché come ha detto il direttore, come ho osservato io quest'anno, è stata una stagione meravigliosa per l'affluenza di pubblico, anche quando la squadra andava male, mi ricordo contro Bari con una squadra che era ultima in classifica e derelitta, c'erano quasi 1400 persone, contro Bari che era una squadra, di conseguenza l'amore per questa squadra c'è e si poteva tranquillamente giostrare meglio il discorso delle giostre, chiedo scusa il bisticcio delle parole, però adesso la società ha avuto l'autorizzazione a giocare lì e qualche alternativa bisogna fare, il Comune dovrà secondo me prevedere, e questo lo dico pubblicamente. Maurizio, tu sei di Chieti, c'è il rischio che qualche tifoso si scoraggi e non vada al palazzetto? Qualche tifoso di comodo può darsi pure che quel giorno stabilito non vada alla partita, però mi auguro che il sindaco, l'amministrazione in generale, di concerto con le forze pubbliche, le forze d'ordine, possano tranquillamente, io appunto faccio questa proposta di chiudere al traffico la strada di via dei Peligni per far sì che i tifosi possano parcheggiare sia a destra che a sinistra, c'è l'alternativa della salita di via dei Marzi, che è la famosa salita del Tricalle, il traffico che conosci bene tu, che conosco bene per averci fatto salire tante volte i ciclisti, e il traffico può andare tranquillamente, però mi dicono che tu non ci riesci a salire lì. Detto questo, però, se la strada è chiusa come fanno a parcheggiarci? Domanda banale. No, strada chiusa a chi deve salire a Chieti, ma chi deve parcheggiare si può tranquillamente, quindi con la chiusura a monte alla rotonda e con la chiusura giù al Tricalle, chi deve andare al palazzetto? Michele, prendi questa proposta, la giriamo all'amministrazione, mi sembra molto intelligente. È intelligente, assolutamente, è interessante. Spero che qualcuno ci abbia già pensato, perché altrimenti nelle stanze dei bottoni, come si suol dire. Non è facile improvvisarlo, altrimenti. È chiaro che mi riallaccio un po' a quello che è stato detto, sarebbe veramente un peccato se qualcuno rinunciasse per qualche difficoltà logistica a non godersi uno spettacolo che oggettivamente a Chieti credo non ci sia mai stato, perché questa non è la DNA, questa è una vera A2, tanto che appunto lo diventerà comunque fra due campionati, certo. Sì, quando sì. Ci sarà l'unificazione, no? E già dall'anno prossimo Gold e Silver saranno ancora più unite per passare gradualmente alla A2 unica del 2015, no? Quindi un proscenio così probabilmente a livello di basket a Chieti non si è mai visto. Rinunciarvi per qualche centinaio di metri magari da dover fare a piedi oppure per salire su un pullman navetta sarebbe veramente un peccato. Noi stavamo pensando, così chiudo il discorso, a meno che tu non abbia altre cose da chiedermi, anche al parcheggio sottostante l'ospedale e l'università, sotto il viadotto, adesso non so, verso il villaggio mediterraneo. Però anche da lì dovete organizzare con il servizio navetta, certo, con due o tre pulmini che facciano continuamente da un'ora e mezzo prima della partita, ma anche dietro per portare le persone. Guardando già, io... anche perché altre, giustamente prima diceva San Giustino, però mi dicono che quel giorno sarà infrazionato appunto dalla
Ma si può tranquillamente fare il capolinea giù a via Gran Sasso, dove c'è proprio il capolinea dei pullman. Io guardando un attimo, adesso mi sto immedesimando dalla mia postazione del Palatricale, diciamo che l'85-90% degli spettatori sono di Chieti. Mm-hmm. Qualcuno verrà da Pescara, molti verranno da Roseto sicuramente. Allora, qualche punto di bus navette in quel famoso parcheggio che lei ha citato va benissimo, però secondo me la forza maggiore dei bus navette deve essere concentrata nella città di Chieti. E magari liberare la strada come parcheggio. Per liberare la strada come parcheggio, c'è anche una strada parallela dove poter far parcheggiare le macchine. Chiudiamo il discorso Chieti e poi andiamo da Vasto per la nostra seconda parte con l'analisi di Mantova, direttore Paoletti, perché ora abbiamo visto questa pioggia di triple di Firenze, abbiamo analizzato con Maurizio e non poteva esserci persona migliore per darci una mano a capire questa problematica pala Leombroni. Capiamo ora l'avversario dei playoff, che è Mantova, una squadra che si è classificata al secondo posto nella regular season, e questo può bastare per dire quanto sia forte, no? Sì, se poi vogliamo un rafforzativo, diremmo anche che sia l'andata che al ritorno ci ha veramente surclassati. Però anche Firenze, quindi, l'andata vi aveva surclassati. Sì, però al ritorno abbiamo surclassato noi adesso loro. Tocca anche a Mantova, tocca. Siamo andati a Mantova e abbiamo perso di brutto. Ma questo anche perché Michele, perché Maurizio, questo lo sai bene anche tu, Mantova non è che c'è un bel ricordo di Chieti l'anno scorso, è il Palabam. No, sicuramente noi in entrambi i casi abbiamo sbagliato completamente la partita, come aveva notato sia l'allenatore Marzoli, che era a cavallo all'andata, sia Bartocci, che lo era al ritorno, in quanto abbiamo accettato di scendere sul loro piano di gioco, ovvero che è quello fisico della corsa. Loro sono una squadra di atleti eccezionali, e corrono, sono interpreti del cosiddetto run and gun, quindi corri e tira, e noi non abbiamo controllato i ritmi e loro siamo rimasti in partita all'andata quasi per nulla. Al ritorno fino alla fine? Al ritorno fino alla metà del secondo quarto. Se io dovessi dire allora dalle parole tue, Michele, chiave di lettura della partita pro Chieti: controllare il ritmo, giocare sul cronometro, con il cronometro dei 24 a difesa schierata, credo sia fondamentale. Sì, non è un mistero, chiaramente. Non è un mistero. Anche... E soprattutto non è un mistero, no, Maurizio, che senza Soloperto, perché ci ha detto il direttore che non sarà presente, torna nelle rotazioni sicuramente Gialloreto, sicuramente Diomede, non ci sarà più turnover, e quindi aumenta la batteria dei piccoli, dei grandi tiratori per poter giocare a difesa schierata. E questo nella tifoseria, il discorso di Gialloreto non è stato ben digerito, perché il capitano, che molte volte è entrato poco e è stato mandato in tribuna, ha sollevato qualche problema. Però voglio tornare al discorso dei playoff. Aspetta, devo girare subito a Paoletti questa osservazione. No, è una scelta tecnica, sì, effettivamente ho avuto anch'io questa sensazione. Motivato Fabrizio per questi playoff? È legittimo, sì, assolutamente. Lui sarebbe strano se non lo fosse, perché chiaramente essendo teatino li sente. È chiaro che l'allenatore fa le sue valutazioni in base a quello che vede durante la settimana. Se nella rotazione delle tre guardie una doveva rimanere fuori, cioè il giocatore che magari dimostra di essersi allenato meno bene durante la settimana rimane fuori. Qualche volta è successo a Diomede, qualche volta a Fabrizio, e chiaramente lasciare fuori De Loach sarebbe stato un po' come quello che per fare il dispetto alla moglie, eccetera eccetera. I risultati a Firenze hanno dato ragione all'allenatore, visto che poi è andata come sappiamo. Tra l'altro Manuel ha fatto anche una gran partita. Grandissima partita, perché al di là di quello che salta agli occhi, ovvero delle azioni, due o tre azioni in cui è stato chirurgico in attacco, ha fatto una difesa davvero eccezionale, tirandosi dietro molti compagni. Quindi bravo lui, che si era allenato in maniera... Poi, tra l'altro, Michele, ti interrompo solo per dire che nelle immagini che noi abbiamo selezionato e che possiamo comunque continuare a vedere, abbiamo messo sia un canestro di un backdoor sulla linea di fondo di Manuel Diomede, sia nell'azione successiva una bella circolazione di palla con scarico e tiro da tre dall'angolo. Tiro da tre. Sì, esatto, l'ho notato anch'io prima. Sì, poi chiaro, dispiace che il pupillo della tifoseria locale, anche qui nemmeno tanto, visto che poi qualcuno...
durante l'anno si è divertito in maniera, secondo me, non molto costruttiva a criticarlo oltre illecito. Ecco, dispiace, è chiaro ai più che rimanga fuori proprio lui. Adesso chiaramente domenica non si pone il problema, perché i due under saranno Bini e Mavelli, e quindi c'è posto per Gialloretto. A proposito, io approfitto veramente 20 secondi per fare un applauso col cuore a Edoardo Di Emidio, che, come no, per la terza volta si è lussato la clavicola, quindi dovrà essere operato probabilmente durante i playoff. Ci stiamo attivando e dovremo prendere un appuntamento adesso per farlo operare, verosimilmente a Forlì, e per accelerare poi durante l'estate. Problema alla spalla, questa spalla, esatto, che esce in continuazione, esce terza sublussazione. Esatto, e quindi a lui va veramente un applauso di cuore, perché si è allenato tutto l'anno con grandissimo profitto e è risultato credibile anche come cambio, quindi bravo lui, sfortunatissimo, ma speriamo di riaverlo pronto ad agosto per l'inizio del prossimo anno. Assolutamente sportivo. Sì. Maurizio, volevi aggiungere qualcosa? Sentivo no, molto interessato. No, volevo semplicemente il discorso di Gialloretto, che purtroppo è così, no? Quando un giocatore c'è e fa vedere qualche sua mancanza viene criticato, poi il tifoso quando non c'è dice perché non c'è Gialloretto. Purtroppo è un'usanza italiana. Bravissimo. Bisogna prenderla, il tifoso è fatto così. Ha sintetizzato alla perfezione quello che pensavo io. D'altronde, oltretutto, come si dice, nemo profeta in patria, anzi per quello che riguarda i teatini hanno dimostrato nella stragrande maggioranza che questa cosa non è vera, perché Fabrizio è molto ben voluto e quindi la stragrande maggioranza l'ha sempre supportato, come ricorderemo le grandissime dimostrazioni d'affetto nella partita contro Norbarese, sì, quando poi tra l'altro risultò decisivo dopo che era stato pesantemente contestato a Ravenna nella partita precedente. Purtroppo è così, lo sport è fatto così, però Roberto è un bravissimo ragazzo, un ragazzo serio che si impegna. Ma forse, tra l'altro, ti dico una forse cosa, è troppo buono, se mi è Fabrizio permesso. Fabrizio Gialloretto, secondo me, sarà buono. Un giocatore che con il suo tiro una o due gare le deciderà da solo. Beh, le ha decise durante il campionato. Le ha decise. Guardate che adesso affrontare una squadra come noi non è facile, perché comunque cambiano tutti gli equilibri e quindi preparare una partita per coach Morea e il suo staff non sarà facile. Nelle immagini che avevo preparato, poi anche avevo messo questo step back di De Luce, che è una caratteristica classica, un tiro che si vede probabilmente nella massima serie, no? Dal palleggio costruito, passo indietro, step back e si muove solo la retina. No, infatti anche per De Luce, agganciandomi a quello che dicevamo prima, c'erano state diverse critiche perché incideva ma non come qualcuno si aspettava. Quando conta a Firenze, quando abbiamo conta visto il giocatore quello che è stato capace di ultima fare, e poi andiamo a Vasto. Mantova, abbiamo detto Jefferson sotto canestro, giocatore molto verticale, un giocatore forte fisicamente che probabilmente farà fatica a tenere Matt Shaw vicino a canestro, però dal punto di vista dei rimbalzi e dell'atletismo lì fa moltissimo. Davide Lamma, non serve certo Enrico Giancarli per dire chi è, giocatore di grandissimo livello, playmaker anche della nazionale italiana per tanti anni. Insomma, dove deve essere brava Chieti, a parte abbassare i ritmi e controllare e non farli correre? La difesa è stata proprio il cardine di tutto il nostro campionato, quando siamo riusciti a difendere con intensità e continuità soprattutto. Abbiamo fatto delle tanto questa è la classifica con cui si è chiuso il campionato, eh? Sì. Firenze, Bari retrocesse, Mantova al secondo posto. Non proprio. Esatto, perché c'è un piccolo errore di posizione che sì, mi vabbè, ma quella, quella esatto. Però guarda, considera una cosa, è il nostro computer che va in ordine alfabetico, la M di Modus arriva prima di Proger, chiaramente Proger Chieti arriva prima di Modus per quello che riguarda il campo, mentre campo. Mantova, ecco, perfetto, grazie Dino. Mantova è arrivata meglio di Treviglio per differenza anche lì per gli scontri diretti, con la curiosità che in Mantova-Grigento l'ultima giornata sul suono della sirena Mantova ha buttato dentro il tiro della disperazione che è andato dentro, tripla del sorpasso, altrimenti tornava l'Ele Rossi con Treviglio a Chieti. Esatto, avremmo trovato, cioè fino a un secondo alla fine l'accoppiamento era Proger Chieti-Treviglio e invece poi canestro da tre punti di Mantova e abbiamo preso loro. Assolutamente sì. Allora, mi fermo qui per quanto riguarda la Proger e andiamo in DNB.
atteso, ascoltato. Io mi auguro che tra pochissimi mesi o anche qualche anno Federico Turrini possa essere presente in queste categorie da protagonista, Federico, ma intanto da protagonista sei a Vasto con la tua BCC. È in corso la fase ad orologio. Vasto ad oggi è aritmeticamente al terzo posto, quando manca ancora qualche giornata per chiudere la fase d'orologio. Ci confermi? Sì, mancano ancora due gare, una fuori casa Latina che è prima in classifica e domenica con Senigallia che è arrivata quinta, ma queste due gare hanno poco, cioè hanno, non hanno molta importanza in quanto, come hai detto tu già, il terzo posto è nostro. Abbiamo vinto lo scontro diretto la prima partita della fase d'orologio con Pescara e questo ci ha permesso di andare 6 punti sopra appunto a Pescara. E quindi con gli scontri diretti a favore il terzo posto è nostro sicuramente. Ora l'unica cosa che dobbiamo aspettare è vedere alla fine di questa fase orologio chi incontrare all'inizio dei playoff, quindi ci sarà il ballottaggio tra Senigallia, Montegranaro e Giulianova, che sono 3 squadre che... Vada per il derby, almeno così ce la godiamo tutti in Abruzzo? Sì, può essere sia il derby, perché comunque Giulianova inizialmente l'inizio anno non stava andando come ci si aspettava, in quanto comunque è un roster molto fornito, con giocatori molto forti. Successivamente poi con un po' di cambi tra società, tra atleti e cose varie si è ripresa e in questa fase orologio è iniziato con 2 vittorie, di cui una fuori casa molto importante, e quindi si sta davvero avvicinando a questo 6° posto. Poi ci sta Montegranaro, che è una squadra fatta principalmente da 3-4 giocatori senior molto importanti, come ad esempio Nobile, che è un lungo che ha sempre giocato in categorie superiori, e Under, che hanno sempre fatto comunque il giro della nazionale o hanno fatto comunque giovanili con società molto importanti. E anche loro sono comunque una squadra molto pericolosa, in quanto successivamente al cambio dell'allenatore hanno completamente cambiato ritmo e modo di giocare. E poi ci sta Senigallia, che è una squadra molto pericolosa, specialmente in casa loro. È una squadra molto atletica, con giocatori come ad esempio Perini, che sotto canestro domina praticamente nel campionato. E quindi sarà il nostro compito cercare di fermarle e di poter andare avanti nei playoff. L'ultima partita, andiamo a raccontarla. Sì, allora, diciamo che siamo andati a Rieti innanzitutto con 2 assenze molto importanti. Quindi tra l'altro, diciamo, Rieti e Latina sono 2 squadre di categoria superiore. Sì, non c'è assolutamente dubbio. Hanno sia Latina che Rieti giocatori in roster che non sono minimamente paragonabili magari ad altre squadre. Vediamo ad esempio Latina, che ha un quintetto fatto da ex giocatori Serie A, come ad esempio Bolzonella, che giocava a Varese. Abbiamo Santolamazza, abbiamo... Ex Biella, Riccardo, sì, Santolamazza. Abbiamo pure Carrizzo, che ha vinto un sacco di campionati di B1 quando giocava ad esempio a Ferentino. Pure Rieti, a Feliciangeli, che ha fatto 2 settimane fa 40 anni, comunque nonostante i suoi 40 anni ancora domina in campo e fa quello che vuole praticamente. Poi ci siamo noi, che inizialmente iniziando dovevamo soltanto salvarci. Però fammi ti chiedere questa cosa, avete giocato questa partita con Rieti. In prospettiva, guardiamo i playoff, quello che dovrebbe arrivare tra un po'. Sì. È battibile secondo te Rieti per questa BCC Vasto? Guarda, io sono sincero, se magari Latina era più... Preferiresti, diciamo, Latina tu? No, io preferirei sinceramente Rieti, per un semplice fatto, perché secondo me Rieti è più facilmente fermabile, mettiamola su questo piano. Abbiamo visto pure la gara in casa e durante il campionato che se riusciamo ad adattarci magari ad alcune situazioni difensive, a muovere la palla, perché la nostra caratteristica principale è quella di muovere molto la palla, non fare tiri forzati e cercare sempre quell'uomo libero. Quindi se noi riusciamo a fare questa cosa in attacco e magari a bloccare quei 2-3 punti forti che sono il loro attacco, come ad esempio Caceres e Ferraro sotto canestro, sì, e le guardie, che sono delle guardie con ottime percentuali al tiro, potremmo più facilmente giocarcela che magari contro Latina. Quindi diciamo che tra le due big, no Michele, questo campionato è di altissimo livello lì su, tra le due big forse Rieti è quella che ha qualcosina in meno di Latina, lo possiamo dire, Federico? Sì, secondo me, cioè, non è tanto un qualcosa in meno, magari è anche il fatto che Latina gioca innanzitutto molto bene e ha, diciamo così, un livello del roster che è un pizzico più sopra di Rieti. Ha dei cambi che comunque potrebbero tranquillamente giocare in quintetto Latina, mentre Rieti magari in panchina ha soltanto 2 o 3 elementi che possono comunque... Infatti forse Latina, la forza di Latina è proprio quella che è, cioè, è un
pelino più lunga. È un pelino più lunga. Però Rieti ha dal canto suo, credo, il fattore campo che sì. Ce l'ho anche Latina, ma Rieti giocare a Rieti ne so qualcosa. Ha tradizione di basket, esatto, vecchio presidente Papalia, ti ricordi, no? Papalia. In quel palazzetto che, voglio raccontare questo aneddoto, quando andammo con Teramo, io ero lì a fare la telecronaca, ci stavamo congelando noi, e i giocatori addirittura per un momento non volevano giocare perché era freddissimo quel palazzetto. Confermi? Confermo. Ecco, confermi, io mi ricordo questo, c'era Clay Tucker per Teramo che mi guardava e diceva cold, it's a lot cold here. E quindi era impossibile giocare, mi ricordo anche un pubblico, Maurizio, davvero molto molto caloroso. Noi di Chieti ne sappiamo qualcosa, perché 40 anni fa spareggio al Palalido Chieti. Giocava Maurizio, no? No, non giocavo io, ero piccolino. Chieti, Rieti. Forse giocava il nostro Settimio Berardinelli. Sì, giocava uno fortissimo a quell'epoca, era Renato Mancinelli, il papà di Stefano Mancinelli, e andammo in Serie B, una partita epica. Aspetta Maurizio, perché mi dai subito un assist che devo girare a Michele Paoletti, perché mi hai fatto quel nome. State pensando a Stefano? Non per adesso, è per il futuro. Stefano Mancinelli è assolutamente fuori dalla portata delle squadre terrestri a livello di budget, credo ancora. Dici, Maurizio? Beh, con Torino c'è un contratto, questo più due, molto importante da quello che so io. Però magari nulla questo che... Adeguato al nome, diciamo. Quindi... Però scusami Maurizio, Stefano Mancinelli ha fatto tanti anni a Bologna, li ha fatti benissimo, capitano della nazionale italiana. Potrebbe, no Federico, un domani dire sì, sul contratto c'ho scritto questo, c'ho altri anni a Torino, però sai, voglio ritornare a vivere a casa mia. Stefano è dell'83, c'ha 31 anni, finirà il contratto a 34. Penso che un giocatore a 34 anni possa ancora dare tanto. Ci guarda Michele Paoletti? No, per l'anno prossimo. Ok, no, ufficiale. Fanta basket. 5-6 anni è possibile. Chiaramente. Però Michele Maggioli lo guarda. In che senso? Ci ho parlato anche stamattina con Michele Maggioli, ma per amicizia. No? Ma gliela fai una proposta per l'anno prossimo? Maggioli ha un altro anno di contratto a Jesi che è simile a quello di Mancinelli a Torino, quindi anche lui è fuori budget, però lì c'è l'amicizia con Michele Paoletti, sì. Maggioli e vabbè, dai, lì ne parliamo con calma. Federico, torniamo a noi, torniamo ad analizzare questa stagione. Se io dovessi dire che da 9 più fino a questo momento come voto, mi confermi o sono stato troppo generoso? Confermo pienamente. Perché? Allora partiamo dal presupposto che noi, a differenza di molte altre squadre che comunque hanno, come ho detto prima, 8-9 giocatori che possono tranquillamente giocare, noi abbiamo delle rotazioni un po' più corte, quindi abbiamo giocato la maggior parte delle partite in 6-7 giocatori, il che, portando questa cosa alla lunga, comunque porta questi 6-7 giocatori ad avere molte più fatiche fisicamente e anche mentalmente rispetto alle altre squadre. Ma ciononostante siamo stati in grado di sopperire magari a questa stanchezza con una voglia quasi esagerata di voler vincere e di stupire quanto più possibile. Noi inizio anno eravamo dati quasi come squadra che doveva salvarsi all'ultimo, invece iniziando pian piano a vincere, a stupendo un po' tutti. Ricordo ad esempio che il giorno d'andata abbiamo fatto 7 partite consecutivamente vinte, al ritorno abbiamo fatte 2 volte 5. Numeri quindi importanti. Comunque sì, sono numeri importanti, anche vincendo magari in campi difficili. Ricordo ad esempio la partita a Senigallia senza... Comunque con un Vincenzo Di Piero, che è il nostro play titolare, che era appena tornato da un infortunio e quindi con le rotazioni ancora più basse rispetto al solito. Però quando non c'era lui tu hai fatto benissimo. Sì, diciamo che di norma quando manca un giocatore molto importante gli altri dare sempre un pizzico in più rispetto a quello che dovrebbero dare di solito. Quello che farà Chieti senza solo Perto? Glielo auguro, perché sinceramente Chieti, almeno per quanto mi riguarda, è comunque una bellissima squadra, gioca molto bene e gli auguro vivamente di poter andare quanto più avanti possibile in questi playoff. Chiaramente ce lo auguriamo anche noi. Io voglio chiudere l'argomento sentendo anche quella che è la tua opinione su questo campionato di DNB. Poi chiaramente possono intervenire Maurizio e Michele quando vogliono, perché conoscono bene l'argomento. È una formula penalizzante, questo è fuori discussione, penalizzante nel senso che chi vince il girone di Vasto, chi vince il girone A, chi vince il girone B, chi vince il girone C e il girone D, non vince il campionato, nel senso che una volta vinti i playoff si dovrà andare a fare un ulteriore playoff con le prime degli altri gironi, in una tra Latina e Rieti di questo girone, che sono squadre
non dico a livello della Pro Cerchieti, ma probabilmente con due americani siamo a quel livello lì, non può vincere il campionato. Ci sarà Scafati, per fare qualche nome nell'altro raggruppamento di coach Sorgentone, che è una squadra con la S maiuscola e il punto esclamativo finale. Ci sono squadre al nord, idem. Insomma, come la giudichiamo? Allora, diciamo che non andando molto oltre, già partiamo dal fatto della fase orologio, che comunque non è una cosa molto a favore delle squadre. Vediamo come ad esempio noi che siamo arrivati terzi dobbiamo andare a giocare fuori casa con la prima e la seconda, in casa con la quarta e la quinta. Comunque le prime 6-7 squadre di questo girone sono tutte squadre in grado di poter vincere sia in casa che fuori casa con qualsiasi squadra. Quindi così come noi ad esempio a fine campionato siamo arrivati terzi, alla fine di questa fase dell'orologio potevamo arrivare anche quinti. Perfetto. E quindi in un certo senso distruggere tutto quello che abbiamo fatto durante il però campionato. Però poi vincere il campionato non basta. Sì, perché devi andare a fare questo spareggio e comunque le prime due di questo spareggio salgono automaticamente la serie superiore. Ora sinceramente non so come sia il livello magari del girone nord o del non è basso, sud. Non è basso. Del girone nord assolutamente no. Quello del sud ad esempio abbiamo Scafati che è uno squadrone, basti pensare ai nomi che hanno, sono tutti giocatori davvero che hanno giocato in serie superiore. Chi è più forte secondo Michele Paoletti, una Latino Rieti o uno Scafati? È una bella lotta a livello... Scafati c'è anche Scafati l'ambiente. C'è un ambiente davvero caldo. Mi ricordo. Detto questo, sembra che abbiano superato le difficoltà che ne hanno contraddistinto la prima parte. No, è proprio tecniche. Lì è stato molto bravo, credo, Sorgentone a sopportare anche quelli che sono i condizionamenti anche dell'ambiente dirigenziale, un presidente vulcanico ma molto appassionato come Longobardi. E sempre lui, me lo ricordo dai tempi sempre famosi di Teramo e di Roseto in A1, mi ricordo molto 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 bene, mi ricordo anche un po' certe situazioni con i giocatori americani che un giorno c'erano. Ne ho viste diverse. Sapevi, no? Un giorno c'era, il giorno dopo no, nessuno battesse ciglio. Siamo in chiusura, per ricordare ancora una volta gli appuntamenti della Proger nei playoff. Si comincerà Maurizio sabato, gara 1 al Palabam, e lunedì gara 2 sempre al Palabam, che Rete 8 Sport vi mostrerà martedì e mercoledì, perché chiaramente restando la squadra su non abbiamo materialmente la cassetta o il DVD per mostrarla il giorno dopo. Però martedì... puoi venire a fare la diretta, no? Vediamo, qualcosa proviamo ad inventarci. Sicuro sono giornalista anch'io, ti metto viene il commento tecnico con me, te lo dico subito. Se c'è gara 5 sicuro. Detto questo, l'appuntamento al Pala Leombroni, poi giovedì, ci sai già dire l'orario? Allora, la federazione ha stabilito proprio per protocollo tutte alle 20:30. Sì. Noi abbiamo fatto richiesta per giocare alle 21 in modo da permettere a chi ha un'attività commerciale di poter essere con noi ugualmente, fare in tempo ad arrivare al palazzetto, quindi alle 21 per giovedì e alle 20:45 per l'eventuale gara 4 di sabato. Maurizio ci sarà? Io ci sarò, anzi lancio ancora un'altra provocazione, perché non... Per la serata della partita di pallacanestro chiudere un attimo le giostre, anche perché giocare all'interno con la musica fuori e le persone, io darei una chiusura quella sera per l'utilizzo delle giostre. Poi è normale che si possano aprire 3.000 polemiche. Musica per le orecchie di Michele Paoletti. L'amministratore lo farei, anche perché loro vengono qui, è vero che vengono a guadagnare, però per una sera che non dovessero lavorare, o almeno il periodo della partita, io non le farei utilizzare. Credo che comunque non ci saranno problemi di audio, perché adesso sì, fare gli allenamenti con la musica a palla, come si dice, non è molto agevole, perché nel silenzio, certo. Ma credo che l'ambientino che ci sarà a gara 3 e l'eventuale gara 4 al sarà un bel ambientino. Esatto. Allora noi ci vediamo, Maurizio. Un'ultima considerazione: Latina, una città che è come Chieti, si ritrova con una squadra che sta per andare in Serie A di calcio e con una squadra di Serie B che sta andando in Serie A. Questa è una considerazione importante da fare. Sei un po' triste per quello che è successo a Caserta? Beh, sicuramente sono triste. Tristissimo, anche perché la città, il tessuto sociale della città ne soffrirà tantissimo. Se non ci fosse Maurizio, neanche il ciclismo ci sarebbe qua. Ma mi sa che finirà anche quello. Perché? Perché le risorse economiche non ci sono più.
Però ti sei spostato sul muro terribile di Guardia Grele quest'anno. Sì, perché... Tu sai che qualche corridore ti ha mandato le maledizioni, sì, passione sì. Basket, ma una battuta la possiamo fare. Sì, 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 sai, no? Si sono lamentati, sì, però poi alla fine, siccome il civista va sempre alla ricerca dell'impresa, dell'impossibile, alla fine sono rimasti tutti quanti Sai che contenti. Contador non ha fatto in tempo a fare il gesto del pistolero, ma ha detto che si è messo le mani nei capelli, sì. Buono. A posto. Ci vediamo allora noi mercoledì prossimo, stesso orario, per fare il resoconto di gara 1 e gara 2, Michele. Ma soprattutto per presentare poi quella che è gara 3. Mi raccomando, almeno una al Palabamba va portata a casa. Speriamo due, perché sì, però porre limiti alla provvidenza. Metteresti una firma per uno? Sì, dai. Io firmerei solamente per due. Sono per tutto o niente. Vabbè. Allora speriamo che arrivino tutte e due, chiaramente. Lo sappiamo, grazie a Federico Durini, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Altre partite di fase d'orologio, lo ripetiamo Federico, ma che non influiranno nella classifica, perché la BCC Vasto chiuderà al terzo posto, c'è questa possibilità di derby con Giulianova, poi nei playoff e poi l'impresa contro Latina e contro Rieti. Qualcuno mi insegnò nei tempi della 1 di basket, c'era questo slogan: impossible is nothing. Eh? Promesso? Ci si lotterà fino in fondo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, stesso orario, ore 22:30, passione basket. Grazie ai nostri ospiti e buonanotte.